Andiamo invece adesso sui tre calibri più corposi. Anche questi ho dei tiratori, cacciatori, che li usano tutti, tutti e tre i calibri, sono stati usati e provati ampiamente nell'uso venatorio e sono tutti molto soddisfatti dei risultati. Mm, anche qui si tratta di tre cartucce che presentano delle leggere differenze di diametro di palla, di forma del bossolo, ma che mm, come eh, effetti balistici e uso reale sono molto vicine tra di loro. Il 450 Bashmaster, l'unica che si trova commerciale, il 50 Beowulf. E 458 SOCOM, queste due vanno per forza ricaricate. Il 450 Master ha una palla un pochino più leggera delle altre due ed è una palla più veloce. Eh, si trovano per tutte e tre le cartucce delle palle specifiche, eh, come queste Orna di qui, eh, con la punta col tip per l'espansione a uso impiego venatorio o Nosler sempre di tipo espansivo venatorio o comunque si trovano per entrambi i calibri ehm, palle adatte a impiego sia venatorio che di tiro. Questa è un po' più leggera come palla, più veloce, traiettoria leggermente più tesa, questa fra tutte è quella che ha la palla un po' più pesante anche se in realtà come caricamenti minimi arriviamo tutte dai 280-250 a salire. Tutti e tre possono arrivare ad avere dei caricamenti con palle da 400, 450 e in questo caso anche 500 grani. Cominciano a essere caricamenti subsonici, eh, quindi che vanno valutati attentamente a livello di energie e, soprattutto, di eh, funzionamento dell'arma che va fatto un setup specifico perché è ciclico il caricamento subsonico. Come cartuccia questa sicuramente rispetto al 7.62x39 o il 300 Blackout è tutto un altro genere di energia. Si stiamo parlando che caricamenti a carica piena supersonica si arriva ad avere l'energia di un 45-70 indicativamente. Un range d'utilizzo, visto il peso di palla, comunque le velocità non elevatissime, Difficilmente come uso reale venatorio da considerarlo sopra i 200 metri, la munizione arriva ben oltre, però il calo balistico e, e la perdita di energia cominciano a essere considerevoli. Vedo che sono usate con buoni risultati in battuta a brevi distanze, perché hai un'energia considerevole. Una carabina piccola, brandeggiabile e leggera, con un freno di bocca anche il rinculo diventa estremamente gestibile. Qui l'energia è un pochino più moderata, ma hai forse delle distanze di uso con i caricamenti supersonici più elevate. Eh, ricordiamoci sempre che nei semi-auto le cartucce con la punta in piombo nudo non sono ottimali, si consiglia di andare piuttosto con i tip polimerici, piuttosto che il piombo nudo. E, ecco, queste sono diciamo le cinque opzioni eh, che più mi vengono richieste mh, dai cacciatori italiani, eh, per chi ha bisogno di un po' più di energia o per chi vuole fare un tiro un pochino più lungo e un pochino più eh, mirato, se vogliamo. Ecco. Anche se comunque queste con un'ottica opportuna e un una buona ricarica possono dire la loro in fatto di precisione. Tutte quante vanno su base AR15, quindi caricatore Stanak classico lungo come quelli del 223, il 300 blackout usa il caricatore del 223, questi altri calibri hanno bisogno dei loro caricatori proprietari che derivano comunque da quelli del 223.